Bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. Si conclude oggi la raccolta firme per il salario minimo organizzata dal Partito Democratico, il banchetto questa mattina a Largo 2 Giugno. Si conclude oggi, domenica 8 ottobre, la raccolta firme promossa dal Comitato Nazionale a cui aderisce il PD insieme a Alleanza Verdi e Sinistra, Azione Movimento 5 Stelle e Più Europa per la proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre il salario minimo in Italia. Il PD regionale impegnato dall'inizio dell'estate ha raccolto oltre 15.000 firme cartacee insieme alle decine di migliaia di firme online. Sono quasi 70 le città pugliesi dove si svolgeranno i banchetti per raccogliere le firme. Questa mattina due punti stampa in Puglia, il primo allestito in via Trinchesi a Lecce in contemporanea il banchetto di Parco 2 Giugno con il segretario Domenico De Santis e l'onorevole Marco Lacarra. Stiamo raccogliendo le firme per il salario minimo. Esistono in Italia 3,5 milioni di persone che guadagnano meno di 9 euro all'ora. Noi stiamo raccogliendo le firme per far sì che ci sia la possibilità di cambiare la legge nazionale e consentire a 3,5 milioni di italiani di avere uno stipendio dignitoso. E a margine della raccolta firme il segretario del PD pugliese Domenico De Santis ha anche annunciato che entro i primi di dicembre il centro-sinistra annuncerà il nome del candidato sindaco per le prossime amministrative. Tra fine novembre e inizio dicembre dobbiamo avere il candidato del centro-sinistra. Il 21 faremo l'assemblea del PD, poi nei prossimi giorni c'è il tavolo della coalizione, bisogna costruire programma e candidato nel più breve tempo possibile. Noi riteniamo che entro massimo la prima settimana di dicembre avremo il candidato del centro-sinistra che continuerà questa storia straordinaria della primavera pugliese. E sul salario minimo, firma dei del Movimento 5 Stelle anche a Bari. Sentiamo l'intervista al deputato Gian Mauro Dell'Olio. Siamo un ottimo punto perché raccogliere le firme è una maniera per supportare questa proposta di legge. Ricordo che la proposta di legge è stata già depositata ma è stata bloccata in Parlamento dalla Meloni, che poi dopo ha pensato, oltre a bloccarla per il mese di agosto, di chiedere un parere al CNEL, e Brunetta ha mandato un parere del tutto assurdo, perché si capisce che non ha praticamente letto le carte e sta dicendo delle cose non corrette. È importante invece supportare questa proposta di legge, perché il salario minimo impatterà su oltre 4 milioni di lavoratori che, essendo sotto 9 euro l'ora, pur con dei contratti collettivi nazionali in corso, quindi non solo con i contratti pirata, e siamo lontani da quello che dovrebbe essere in un paese normale. È ricoverato nella rianimazione del Policlinico di Bari il 15enne coinvolto nel tardo pomeriggio di ieri in uno scontro frontale con un'auto in Strada del Tesoro al quartiere San Paolo. Il giovane, che era alla guida della motocicletta, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Non ancora chiare le cause dell'incidente, sul quale sono in corso accertamenti. Ed è emergenza casa a Bari, lo confermano i numeri ufficiali, fonte del Ministero degli Interni. Nell'ultimo anno sono stati 1.224 gli sfratti convalidati, con un incremento rispetto al 2021 che sfiora il 9%, mentre sono state richieste 3.620 esecuzioni, di cui 551 eseguite con l'assistenza della forza pubblica. Di fatto queste ultime sono più che raddoppiate rispetto al 2021. Dati allarmanti, a cui si aggiunge la ripresa degli sfratti per finta locazione e la trasformazione di molte abitazioni in B&B, con ricadute evidenti anche sui fitti per gli studenti fuori sede che, oltre alla difficoltà di trovare alloggio, sono costretti a pagare fino a 350 euro al mese per un posto letto. Il 2 ottobre scorso, nel carcere di Bari, tre medici e un infermiere sono stati aggrediti con calci e pugni da alcuni detenuti che sono stati già individuati. Sulla vicenda indaga la procura di Bari, non sono chiari i motivi dell'aggressione. I quattro operatori sanitari sono stati medicati in pronto soccorso e le ferite riportate sono state giudicate guaribili in 15 giorni, lo confermano fonti sanitarie. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindacato USPI, che ha evidenziato le gravi criticità già denunciate da parte dei propri iscritti. Cambiamo argomento: completamento delle aree tra Pane, Pomodoro e Torrequetta, approvato il progetto definitivo del secondo stralcio dei lavori. Sentiamo.
approvato il progetto definitivo del secondo stralcio dei lavori di riqualificazione e completamento delle aree tra Pane Pomodoro e Torrequetta e della viabilità aeree attigue di Corso Trieste e di via Giovanni di Cagno a Brescia per un importo di 5.290.000 euro. All'interno del secondo stralcio, lo studio di fattibilità prevede che l'area attualmente utilizzata a parcheggio debba essere resa interamente filtrante e drenante e per la parte immediatamente a ridosso del mare una riduzione dei posti auto per far posto ad un'ampia zona sportiva costituita da un campo da calcio a 5, tre campi da beach tennis e beach volley e due da paddle, oltre ad un'ampia zona attrezzata con macchine per esercizi a colpo libero. Le aree verdi saranno realizzate con piantumazioni tipiche della macchia mediterranea e in linea con quelle già esistenti. Il progetto prevede inoltre il completamento del parco attrezzato di Torrequetta, sia lungo il tratto di costa nord, parallelamente all'attuale ingresso pedonale, che dà inizio alla pista ciclabile, che lungo il tratto sud. Il progetto, in continuità con l'intervento esistente, prevede zone a verde, aree per il gioco, la sosta ed il relax. Particolare attenzione sulla realizzazione di attraversamenti pedonali in corrispondenza della stazione ferroviaria di Torrequetta. Un lungo lavoro ha permesso di ricostruire il volto del beato Giacomo di Bitetto, in cui il frate originario di Zara è morto nel 1496. I risultati delle analisi sono stati presentati nel santuario dedicato al beato, in cui si trova il suo corpo incorrotto. È stata una sfida che ha portato a dei bei risultati. E devo dire una cosa che ci è piaciuta molto: noi ci siamo riferiti a delle esperienze che dei ricercatori prima di noi hanno fatto sul volto di Sant'Antonio, di Santa Rita, di Santa Caterina, fatte essenzialmente da ricercatori che fanno capo ad un ricercatore brasiliano, Cicero Moraes. Sarebbe carino riuscire a vedere come poteva essere in anni molto precedenti. Questa può essere una sfida che, non so, magari è una cosa che affronteremo in futuro, vedremo un po'. Costituito il tribunale, ovvero un suo delegato, un promotore di giustizia e un notaio, potremo effettuare la quinta ricognizione canonica sul corpo del beato Giacomo. I tempi? I tempi dipendono da quando verrà costituito il tribunale, ma soprattutto le modalità che si dovranno effettuare di migliore conservazione all'interno della teca per evitare tutti i processi legati all'umidità. E nasce una nuova chiesa ortodossa romena in città, consacrato il centro pastorale di Bari in Piazza Garibaldi. Ci dice tutto Roberto Maggi. Le immagini dei santi incorniciate nelle decorazioni dorate e una cerimonia per celebrarne la sacralità, un piccolo spazio nel pieno centro della città. Bari ospiterà una nuova chiesa ortodossa e il centro pastorale romeno della Santissima Trinità. Ad accoglierlo sarà un locale di Piazza Garibaldi che un tempo era il piccolo teatro cammarano e che già da mesi era stato arredato con una grande iconostasi e immagini religiose ortodosse. La consacrazione del centro conferma ancora una volta il ruolo di Bari come ponte tra popoli e culture, con quello che potrebbe diventare uno dei più importanti riferimenti ortodossi del sud Italia. È un evento storico, possiamo dire, perché da 110 anni non si è più consacrata una chiesa ortodossa a Bari dopo la Chiesa Rossa. La comunità rumena a Bari non sono tanti, sono più di 3.000 persone, però nella regione sono circa 20.000 rumeni, e poi però noi abbiamo 7 parrocchie intorno, 2 in Basilicata, Puglia Basilicata, le altre 5 nella Puglia. Questa è una testimonianza ancora più forte dell'importanza della città di Bari per il mondo cristiano, veramente un ponte tra Oriente e Occidente. E adesso lo sport con il pareggio dei biancorossi sul campo della Reggiana. Il commento del responsabile dei servizi sportivi, Enzo Tamborra. A Reggio Emilia un altro pareggio, il 7° in 9 gare. E ci è andata bene, perché nel complesso la Reggiana avrebbe forse meritato qualcosa di più. Ci è andata bene, ma così non va bene, perché bisogna schiodarsi da questa mediocrità che ha contraddistinto l'inizio di stagione del Bari. Bari che
ha dimostrato di non essere superiore a una squadra che probabilmente, presumibilmente, lotterà per evitare i play-out. Bisogna cambiare marcia, c'è una sosta e siamo aggrappati a questa sosta, perché dopo la sosta bisognerà giocoforza vedere un Bari diverso, perché questo è un Bari che come dire, va veramente con un andamento molto lento, sia dal punto di vista della classifica ma anche dal punto di vista proprio dello sviluppo del gioco. Una squadra molto prevedibile, una squadra anche abbastanza noiosa nel complesso, ma tenuta in piedi da un sontuoso Valerio Di Cesare. Non abbiamo più parole per descrivere la grandezza di questo giocatore, che addirittura si è trasformato in goleador, segnando il gol del pareggio e avendo altre due occasioni. Ma chiaramente a volte non bastano gli eroi, bisogna essere squadra, e speriamo di ritrovare un Bari all'altezza dei 1800 straordinari tifosi che l'hanno seguito a Reggio Emilia subito dopo la sosta del campionato. Grande successo di pubblico ieri sera per lo spettacolo di beneficenza della Fondazione Megamark al Pallaflorio di Bari. Vediamo. Sono qui. Buonasera a tutti, veramente di cuore. Buonasera. Grazie, grazie, grazie. Grande successo di pubblico sabato sera al Pallaflorio di Bari per la serata di beneficenza organizzata dalla Fondazione Megamark di Trani, onlus dell'omonimo gruppo leader nella distribuzione moderna nel Mezzogiorno, quella con oltre 500 supermercati A&O, Doc, Famila e Sole 365. Una serata di musica e divertimento condotta da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, che hanno coinvolto un pubblico di 4.000 persone. Comunicare il terzo settore non è semplice, un tema spesso ritenuto dai più noioso. Come si fa invece a farlo passare con ironia e intelligenza? Io ero preparato sul primo e secondo settore, sul terzo ancora non sono arrivato col libro, perché le dispense erano finite. Andate a braccio allora. Lei capito, noi andiamo sempre a braccio, anche un po' un altro parte del corpo che non si può dire, però è giusto che ci siano queste serate, questi galà di beneficenza, perché se chi ha non aiuta chi non ha, come faremo mai a ritornare ad essere veramente umani? Una comunità. E questo è comunicare il terzo settore. Allora lo sapevo, senza le dispense si poteva... No, hai detto una bella cosa. Sul palco la musica dei Modà, la band capitanata da Checco Silvestre, che quest'anno celebra 20 anni di storia. Nel corso della serata sono stati presentati i progetti vincitori dell'undicesima edizione di Orizzonti Solidali, il bando di concorso promosso dalla Fondazione destinato al terzo settore. Un'edizione da record, quella del 2023, che ha destinato quasi 350.000 euro a 18 progetti su tutto il territorio pugliese. Di questi, 14 riguardano i consueti ambiti dell'assistenza sociale, della sanità, la cultura dell'ambiente. La novità di quest'anno, un nuovo ambito dedicato al contrasto all'abbandono scolastico, ha visto premiati due progetti, uno in provincia di Foggia e uno nella BAT. Ma non è tutto, è stato destinato un extra budget alla città di Taranto per finanziare due progetti dedicati all'ambiente. Ogni anno deve essere un record, perché quando hai volontà e necessità di aggiungere, i 60.000 euro che abbiamo dedicato all'abbandono scolastico, che è un problema che sentivo da alcuni anni. Importante che le imprese, quindi la fondazione, tutte si devono far carico, perché l'abbandono scolastico alimenta come dire, quell'attività poco corretta, alimenta quell'attività di malavita che non fa bene a nessuno di noi. E noi dobbiamo essere instancabili, instancabili. Questa è la richiesta. E adesso i servizi dall'area metropolitana e dalla regione. Inaugurata a Rutigliano la 59esima edizione della Sagra dell'Uva, gran finale stasera con il concerto di Nina Zilli. Ci racconta tutto Francesco Russo. È una vera ripartenza per la Sagra dell'Uva di Rutigliano, giunta alla 59esima edizione, che si snoda per la città fino a questa sera con il quartiere fieristico, ma anche con mostre, spettacoli ed eventi musicali. Uva è l'elemento per eccellenza identitario della nostra città, una delle sagre più longeve di Puglia, che vuole aprirsi al comparto, vuole aprirsi alle aziende, vuole aprirsi ai produttori. Difatti partiamo proprio da questo quartiere fieristico per poi chiaramente
ovviamente espanderci in tutta la città e avviare questi momenti di confronto e anche momenti di festa. Un programma di 2 giorni che mette al centro la nostra tradizione e la territorialità della nostra cultura. Abbiamo un programma culturale che valorizza i musei, la nostra arte figula, valorizza tutto il lavoro delle associazioni che negli stand del Borgo Antico donerà l'uva da tavola. E poi abbiamo i concerti. Abbiamo messo su un programma per famiglie con il circo per bambini, gli artisti di strada, un illusionista, i Vasconnessi. Insomma, Rutigliano si apre ai turisti, alle famiglie e alla cittadinanza intera. Un settore, quello viticolo, che premia l'uva da tavola rispetto a quella da vino, messa a rischio dall'attacco della peronospora e dai cambiamenti climatici. Bisogna intervenire sempre su nuove misure per coperture, per incentivare ai cambi delle uva da tavola rispetto a quello che il mercato chiede, e la Regione Puglia, con la nuova programmazione del CSR, è sicuramente attenta a questo tema e la presenza oggi è fondamentale. E parte dal Castello Svevo di Trani un grande segnale di speranza e di pace con l'opera Ludmilla della mostra Ombre di Israele. Il servizio è di Massimo Pillera. Un messaggio di pace potentissimo che arriva dalla Puglia. Assolutamente, la cultura è il mezzo, è lo strumento più efficace e più potente per portare cultura e per portare la conoscenza dei popoli. Lo scambio culturale ha insegnato alla Puglia e ha dato alla Puglia la possibilità di farsi conoscere e di intensificare i rapporti con Israele. Questa mostra che si svolge su 3 città differenti ci dà la possibilità ancora una volta di raccontare il nostro territorio attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso l'amicizia e la solidarietà. In un simbolo di forza, un pannello che è un grande segnale di pace. Assolutamente sì, questo rientra appieno in quello che è il nostro progetto di valorizzazione, un progetto di valorizzazione che intende valorizzare sia il castello per la sua storia millenaria, per la sua architettura, ma anche come contenitore, un contenitore per grandi eventi, mostre, ma soprattutto per ospitare una giovane artista, un'artista contemporanea. Una mostra internazionale in uno scenario straordinario come il Castello Svevo. In un gemellaggio forte, sempre più forte, tra la Regione Puglia e Israele, e in questo gemellaggio chiaramente Trani fa la parte da leone per il valore che tutta la cultura ebraica ha nella nostra città, nel nostro quartiere ebraico, per il legame che c'è con la cultura ebraica, e quindi un'artista israeliana, peraltro nel periodo praticamente della manifestazione delle capanne, che è una festa ebraica molto sentita, chiaramente non poteva che avere questo magnifico scenario come Trani e il suo bellissimo castello. Ci spostiamo nel Salento, dove continuano le ricerche del medico leccese scomparso sul Pollino. Ci aggiorna Fabio Serino. Ore di angoscia per Lucio Petronio, noto medico di Lecce, ex direttore del centro di igiene mentale dell'ASL. Da ieri sera l'uomo di 70 anni è scomparso mentre faceva un'escursione insieme al figlio nel suggestivo Parco Nazionale del Pollino, tra l'area del Santuario della Madonna del Pollino e i sentieri che portano a Serra Crispo. Il giovane è riuscito a fare ritorno a valle, ma il padre è ancora disperso. Le operazioni di ricerca sono attualmente in corso, coinvolgendo diverse unità di soccorso, tra cui il soccorso alpino e speleologico della Basilicata, i carabinieri, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. Il giovane, preoccupato per la scomparsa del padre, è riuscito a fare ritorno alla base e ha immediatamente lanciato l'allarme, dando il via alle operazioni di ricerca. Le squadre di soccorso locali hanno immediatamente iniziato le operazioni di ricerca per rintracciare il settantenne leccese. La speranza è che l'escursionista venga ritrovato al più presto e riportato a casa sano e salvo. E adesso ci spostiamo in Capitanata per parlare della prima fiera del lavoro itinerante che dal 9 al 14 ottobre toccherà le città di Cerignola, Candela e San Giovanni Rotondo. Il servizio di Nicola Saracino. Lunedì 9 a sabato 14 ottobre si svolgerà la Fiera del Lavoro Itinerante che toccherà le città di Cerignola, Candela e San Giovanni Rotondo, con l'obiettivo di favorire momenti di orientamento per la formazione e l'inserimento lavorativo di giovani disoccupati, inoccupati e persone con fragilità.
Grazie all'avviso Punti Cardinali della Regione Puglia, tre comuni della provincia di Foggia si mettono dunque insieme per rafforzare i servizi e le politiche attive dell'occupazione attraverso incontri con aziende, istituzioni e agenzie per il lavoro, oltre a workshop con esperti e la possibilità di poter effettuare anche colloqui di selezione con imprese e realtà del territorio. In ogni comune coinvolto nell'iniziativa promossa da Euromediterranea, Frequenze e Consorzio oltre alla rete di imprese, si svolgeranno due giornate ricche di incontri ed eventi legati alla Fiera del Lavoro e destinati a tutti gli studenti delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e a tutte le persone che per motivi diversi hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro. Si comincia lunedì 9 e martedì 10 a Cerignola, mercoledì e giovedì sarà la volta di Candela, venerdì infine si va sul Gargano e precisamente a San Giovanni Rotondo, la due giorni si svolgerà presso il chiostro del Palazzo Comunale. Ed è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento e buona domenica. Il meteo è offerto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Un saluto a tutti da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì avremo ancora come protagonista sull'Europa l'anticiclone nordafricano che interesserà soprattutto il comparto centro-occidentale con tempo stabile e temperature sopra la media. Impulsi d'aria leggermente più fresca scorreranno sugli stati centrali lambendo appena l'Italia, mentre un vortice più freddo interesserà il nord-est europeo. Entriamo nel campo della nuvolosità che ci mostra una copertura piuttosto frastagliata sull'Italia, dove comunque avremo condizioni in prevalenza stabili e soleggiate. Vedete, la parte più attiva del fronte continuerà a scorrere a latitudini settentrionali. Entriamo nel dettaglio della previsione per quanto riguarda la nostra penisola, con un lunedì che si ripropone in prevalenza soleggiato su gran parte della penisola da nord a sud, pur con cieli a tratti offuscati dal passaggio di nubi medio-alte, in particolare sui settori di nord-est, ma con basso rischio di precipitazioni. Notate ancora una volta le temperature elevate, sebbene il lievissimo calo rispetto alla domenica, con punte di oltre 28-29 gradi sulle zone interne un po' di tutta Italia. Ma per tutti gli ulteriori dettagli e aggiornamenti vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata.